Tour de Force in eccellenza con l'infrasettimanale di fine aprile. L'Atletico Catania viaggia per Palazzolo Acreide. Da un lato il KO Etneo per 3-0 col Giarre nell'anticipo di sabato. Dall'altro morale a 1000 per il colpo di Ispica domenica che ha rilanciato le quotazioni dei gialloverdi di casa. Turnover atletista operato da Marco Coppa. Dentro dall'inizio Cristiano Di Bella sulla bassa destra. Giuliano Sant'Angelo e Salvo Condorelli all'esordio in mediana dove torna titolare Di Maggio. Torna pure il duo centrale di difesa composto da Giama e Aleo. Tornatore in panca come Colletta, Spampinato, Samperi e Marino. Ma l'attesa è per un centrocampista di esperienza prossimo all'ufficializzazione. L'ex Giarre, AC Sant'Antonio e Cireale, Alfio, Tomarchio. Ritorna per l'occasione pure il rosso-blu nelle maglie. Verde come da tradizione e invece il Palazzolo. 8 sul cronometro. Magro se ne va in serpentina dalla tre quarti. Va giù il 10 del Palazzolo fronteggiato da Aleo. Il fischietto Montevergine di Ragusa, abbastanza deciso, assegna un piazzato ai locali, si incarica Diallo dell'esecuzione e a giro Caruso c'è, Mastelli la mette dentro. Palazzolo in vantaggio al minuto 10, il gol è di Stelli, dimenticato dalla difesa catanese. Atletico subito sotto, a freddo, partita inserita sul sintetico dello Scrofani Salustro. Attenzione a questa punizione, c'è Salvo Condorelli in battuta, la girata in aria, Giama ed è 1-1 il pareggio dell'Atletico Catania al 25 esatto. Juan Giama sullo spiovente, nessuno del Palazzolo pronto alla risposta, Martinez in controtempo pressato da Siglari e Aleo e l'Atletico ne approfitta ritrovando la parità dopo un quarto d'ora esatto. Zumbo poi di slancio, difesa del Palazzolo in tilt dalla destra, Cali prova a bucare, attento Martinez, però c'è Siglari in agguato dal limite, la porta è spalancata, Siglari cerca Cali, qualche frazione di secondo in ritardo per il centravanti dell'Atletico, che occasione per ribaltarla. Cambio inatteso allo scadere, under per under ai box, dentro Colletta, fuori Sant'Angelo, Coppa modifica qualcosa in mezzo al campo. Sempre allo scadere, cannone va largo per Siglari, cambia fronte di manovra l'attaccante dell'Atletico Catania, proprio su Colletta che da poco in campo cerca l'effetto a metà tra un tiro e un cross. Si riparte nella ripresa da un timido tentativo sull'asse verticale, cannone Cali senza esiti. Coppa intanto vuole i tre punti dalla panchina, squadra trazione offensiva, dentro il match winner di Enna di 10 giorni fa, Luca Timpano, fuori Di Bella al quarto d'ora. Zumbo per Cali, l'affondo da sinistra, solo corner per l'Atletico. E allora il tentativo è da fermo, Alessandro Zumbo ha il mancino caldo esterno della rete all'incrocio dei pali che fa gridare al gol. È un Atletico arrembante adesso quando si è superata la metà del secondo tempo. Dall'out c'è una gran giocata a sfondare dei neoentrati Colletta, quindi Timpano che insiste tra una selva di avversari. Marino da poco in campo, torna su Timpano, ci prova sotto la traversa, prodigioso Martinez, ancora e solo corner Atletico. Occhio alla Palazzolo dall'altra parte, Gian Siracusa prova la sorpresa, Salonia, finezza di Diallo pagata a caro prezzo. Un tacco morbido, Caruso sulla traiettoria, si salva l'11 catanese. Poi a seguito di questo fallo di Coria si scatena una bagarre, centrocampo concitato, gioco fermo per 3 minuti. Il Palazzolo si concede un break causa crampi, proteste Atletico dalla panchina per l'eccessiva perdita di tempo, il clima si surriscalda viste anche le temperature estive, protesta Coppa e Montevergine lo punisce con il rosso. Il finale è del Palazzolo, Stelli in volata da sinistra, sbaglia l'Atletico a uscire, la conclusione, il palo del Palazzolo, rischia il bottino pieno alla squadra di casa a 2 dall'extra time. Inizia il recupero, punizione di Marino da buona posizione, piatta a mezza altezza, Martinez c'è. Per Aleo partita sfortunata dalla punizione del gol subito al doppio giallo per una cintura su Diallo, l'Atletico Catania chiude in 10 all'extra time. Aleo salterà il recupero di Siracusa mercoledì prossimo 5 maggio al De Simone. Sarà questo il prossimo impegno per il rosso-blu dopo il riposo di domenica. Intanto a Palazzolo Acreide 1-1 e un punto per parte. L'Atletico Catania sale a quota 10 punti. Forse poteva attendersi qualcosa in più.
ma l'avversario si è dimostrato un osso duro e comunque l'ingresso tra le prime otto è sempre a portata di mano con quattro partite ancora davanti